Buonasera a tutti, benvenuti all'ultima parte di Calcio.Basket di questo lunedì per parlare di NTS Informatica e non solo. Buonasera a tutti da parte di Loriano Zanoni, ciao Federica. Grazie, buonasera a tutti. Possiamo subito naturalmente presentare i nostri quattro ospiti di serata. Buonasera Alessandro Ceccoli. Ciao Loriano, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio Moroli, presidente degli Amici del Basket di Rimini. Buonasera. Buonasera Max De Martin, buonasera lungo dei tutti. Dolphins Riccione alla ricerca dei playoff. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera Andrea Sipala, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Parliamo naturalmente di quello che è successo ieri al Flaminio e non all'RDS Stadium. Questa volta la facciamo a corto sulla questione pioggia, perché vi avevamo dato appuntamento la scorsa settimana all'RDS Stadium. Parlavamo anche col vice coach Renzo Galli, che ci diceva che insomma era anche stata programmata una settimana in cui ci sarebbero stati un paio di allenamenti all'RDS, come è il caso che sia, per prepararsi alla partita. L'RDS era occupato da una manifestazione di karate, si è tornati al Flaminio, non ha piovuto molto, il guaio sembra essere stato messo a posto, poi c'è stato un problema, un tirante di un canestro, insomma non ne va bene una dal punto di vista del palazzetto, però insomma si è giocato regolarmente al Flaminio. Andrea, cos'è successo? Perché 53-62 è finita, avete anche recuperato fino a meno 4 nel quarto periodo con le ultime forze che avevate, però insomma siete al di là dei primi 3-4 minuti siete andati sotto subito e soprattutto faticavate molto a mettere punti a canestro, quasi un punto a minuto nei primi 30 minuti, poi vi siete un po' sciolti alla fine. Sì, vorrei fare una piccola analisi. Anche nel giro di andata in questo periodo abbiamo avuto un calo, sarà di concentrazione, questo non lo sappiamo di preciso. Abbiamo cercato di iniziare forte e abbiamo visto che loro mettevano più tiri da fuori rispetto a noi, quindi siamo andati subito in sfiducia e minuto dopo minuto abbiamo cercato di reagire, cambiare un po' di carte in tavola e come poi abbiamo visto nel finale abbiamo recuperato. E eravamo anche, mi sembra, a meno 18, pensavate meno 18. Esatto, a meno 4 e come sempre poi arrivano quelle decisioni dove devi essere lucido e una volta che spingi così tanto durante una partita arrivi a fine gara che non sai più, la testa vuole fare una cosa e il fisico ne fa un'altra, quindi dobbiamo essere più concentrati nel chiudere queste gare in modo positivo. Nel momento migliore, al di là del caso della singola persa di Caroli, che per carità non è da gettare la croce addosso al singolo giocatore per una singola palla persa in un'intera partita, però è mancato proprio quello che dicevi tu adesso, insomma la capacità di continuare in un periodo di flusso positivo. È una questione fisica in questo momento, una questione mentale quando vedete entrate in sfiducia? È più un fattore mentale, nel senso cerchi di spingere tanto durante una partita essendo sotto anche di 18, magari 20 punti e quando è nel momento decisivo di poter svoltare proprio è la testa, la concentrazione che ti manda proprio in pallone, quindi magari perdi un pallone, sbagli un tiro e lì ti butti molto giù, quindi entri in totale sfiducia e capitano queste cose. Alessandro, ci ha fatto male sportivamente parlando Perez, che era un ragazzo che avevamo visto fino a qui, fino a pochissimo tempo fa. Qual è stata la chiave della partita e in ogni caso il tuo giudizio sull'intero match, perché da questa partita forse ci aspettavamo che i Krebs riprendessero quella marcia che li portasse quantomeno ad essere sicuri di evitare i play-out? Sì, guarda, fatto in queste ultime due partite in particolare la fatica più grossa è quella di trovare il canestro, quindi voglio dire di trovare una costanza realizzativa offensiva, perché poi 52-53 punti totali in due partite. E io quello che ho detto lunedì scorso è stato: speriamo che la squadra non sia arrivata un po' in fondo dal punto di vista mentale. Io lo ribadisco come concetto, secondo me questa squadra ha fatto molto di più di quello che mi sarei aspettato all'inizio stagione. Può anche darsi che arrivati a questo punto psicologicamente, al di là del lavoro che stanno facendo, e mentalmente ci possa essere quasi come una specie di soddisfazione per i risultati ottenuti
è mancato l'ultimo passo perché ci sono stati dei problemi fisici, lui si è fatto male, Andrea si è fatto male, Maier si è fatto male, Tiberti ha avuto un infortunio, Busetto anche, quindi un po' di problemi fisici, un po' di appagamento per magari che può essere implicito quando hai dei buoni risultati rispetto alle aspettative e alla fine ti portano a perdere le partite. Il problema è che bisogna stare con la testa, con le mani sul manubrio, perché adesso in 4 partite ti giochi tutto, perché playoff li archiverei in questo momento, ragionerei più sul guardarsi un attimo dietro. Esattamente, dopo andiamo naturalmente anche a vedere i risultati e classifica. Maurizio, come hai visto la partita? Insomma, si sono salvati Foyer e Busetto sicuramente, Foyer soprattutto per un finale in cui ha riportato quasi di peso alla squadra con qualche tripla quasi a contatto. Per il resto qual è la tua valutazione? Ma guarda, io al Flaminio mi diverto sempre, quindi a me piace andare a vedere giocare a basket, quindi mi sono divertito. Peccato, alla fine mancavano 4 punti, palla in mano 2 volte, non ci credeva nessuno, ci credevamo noi e sarebbe stato un bellissimo epilogo, però ripeto, io al Flaminio mi diverto, sono con degli amici, quindi forza, forza i ragazzi. Alessandro, c'è stato un episodio che chi ha come caposaldo il dovere di cronaca, come si dice, non può non citare, che è stato qualche spintone tra Joel Myers e Toniato in un time out, probabilmente il penultimo time out, un po' dopo la persa di Caroli, quando comunque ancora la partita non era del tutto compromessa, anche se poi la stessa persa di Caroli, senza, ribadisco, gettare per forza la croce addosso al giocatore, che peraltro non ha giocato una buona partita, ma non per quello, non per il singolo episodio, non era ancora chiusa, insomma c'era ancora la possibilità di fare l'impresa del recupero, e c'è stato questo episodio in entrata del time out, qualche spintone, poi Myers tirato da una parte, Toniato tirato dall'altra dai giocatori, come naturalmente sì, era normale che fosse. Come valuti l'episodio? Non è mai bello da vedere quando c'è una partita in corso, però sono episodi che comunque ti fanno pensare che l'ambiente è vivo. Era peggio se andavano tutti, adesso al di là del fatto che, ripeto, non dovrebbero accadere questi episodi, perché se questi episodi accadono devono accadere di sotto nello spogliatoio, secondo il mio punto di vista. Però se capita vuol dire anche che insomma qualcuno ci tiene a voler vincere la partita, qualcuno pensava di poter fare qualcosa in più, qualcuno ha pensato che magari il compagno ha fatto troppo rispetto a quello che c'era nel piano partita in quel momento, vuol dire che la situazione è ancora viva, quindi tutto sommato nella negatività ci vedo anche dalla positività. Dai. Poi è chiaro che, ripeto, fra compagni se si va d'accordo, però anche con la moglie si litiga, si può litigare anche con il compagno di squadra. Max, ti faccio intervenire per un tuo giudizio, sei stato qualche volta al Flaminio quando sì, impegni di campionato di Rizzone Torconsentino, naturalmente in casa giocate il venerdì, poi quando fuori casa non giocate in contemporanea, sei stato lì insomma anche recentemente. Come valuti questa stagione, cosa hai visto di questa squadra, insomma, anche da riminese, no? Sì, certo, secondo me è molto giovane, il talento c'è, poi potrei collegarmi al punto 1 della protesta, che una squadra che viene ricostruita ogni anno, tutti gli anni viene ricostruita da zero, fai un po' fatica, però secondo me le basi ci sono, potrebbero partire da qui, prossimo anno. Stessa domanda per Alessandro Maurizio, perché mi volevo ricollegare a quello che diceva Max. Ieri la situazione era di non striscione dentro, ok? Sì. Non striscione, ribadisco, di rivogliamo i baschettrimi della protesta. Ieri c'erano 3 striscioni di supporto. E vorrei che valutaste queste 3 striscioni. Vi chiedo proprio una valutazione secca, c'era anche un ambiente di palloncina a bordo campo che a me, non perché l'abbiano costruito i Krebs adesso, ha ricordato tanto quando la Turci li mise al Neri per Rimini Juve, senza paragonare nello specifico la cosa, ma è stato più o meno lo stesso effetto. Vorrei che valutaste la cosa e il contorno che ne hanno dato. Io credo che sia stata una dimostrazione di questi ragazzi che sono partiti con questa protesta di voler dire che sono vicini alla squadra. È una cosa che hanno sempre dichiarato, hanno sempre detto, hanno sempre scritto, però nelle polemiche via social magari delle volte può essere scappata via.
la protesta non è rivolta ai ragazzi, non è rivolta alla squadra, non è rivolta alla categoria, dovrebbero essere di supporto, è rivolta alla proprietà. E qui entriamo in un altro campo. Ieri sera l'ambiente mi sembrava un pochettino più carino, chiaramente, che con uno striscione di contestazione, però chiaramente il pubblico è quello, il numero degli spettatori è quello lì, c'è stato un pochettino di supporto in più secondo me dal punto di vista del tifo, soprattutto nel momento del recupero da meno 18 a meno 4, però questo in questo momento è il palasport, così è un pochettino più carino, dai. Maurizio, è stato citato anche dai protagonisti, da Renzo Galli qui da noi in trasmissione, ma anche da Cosma Galli nel post intervista di qualche partita fa, l'ambiente, il fatto che servisse magari più tifo caldo, e questa settimana non c'era contestazione dentro, ribadisco, perché comunque fuori ancora c'è stato, però insomma non ha sortito quell'effetto dal tuo punto di vista, come la vedi? Ma c'è chiaramente un problema di squadra proprietà alcuni tifosi, questo è inutile negarlo. Non voglio entrare in questo problema perché non saprei sinceramente cosa dire. Noi abbiamo questo tipo di proprietà, sinché non se ne faccia qualcuna nuova, diversa, con dei soldi, però non solo con delle proposte così campate in aria, non la vedo tanto, tanto semplice. È chiaro che, questo lo stiamo dicendo più o meno tutti, che Rimini dovrebbe ripartire da un vivaio come i tempi passati, ci dovrebbero essere più giocatori di Rimini, e vedere Daniel Perez giocare nella squadra di fronte, fare 24 punti, quanti punti ha fatto? Sì, esatto. Ha fatto particolarmente male, perché Daniel è un ragazzo che abbiamo seguito da quando era veramente ragazzino. Però cosa posso dire? Ieri questi striscioni non direi che fossero messi lì dalle stesse persone che hanno messo gli striscioni di contestazione. Magari ci fosse sempre palloncini rossi, striscioni coi cuoricini, famiglie e bambini, e ce ne sono comunque al palazzetto, eh? È molto un ambiente per famiglie e per ragazzini. Però non lo so, mi è sembrata una controffensiva giustissima, ripeto, mi è piaciuta molto, ma non è stata fatta dagli stessi che hanno fatto la contestazione, ecco. Andiamo a vedere i risultati e la classifica della giornata di Serie B del girone dei Krebs. Palermo ha battuto Bernareggio 88-82, li vedete in grafica. La NTS appunto ha perso 53-62 con Desio. Lecco Padova è finita 71-69. I Tigers con 5 in doppia cifra hanno battuto Vicenza in una partita ad alto punteggio 91-80. Crema, che perde in casa con Olginate, e Olginate è la prossima avversaria di Rimini, di quel Cardellini che era stato un po' in ballo tra fine dicembre, Alessandro, e inizio gennaio, per salvare e poi puntare ai playoff. I Krebs, Cardellini ha fatto 21 con 5 su 6 da 3, ritorniamo su Cardellini, finisco con i risultati. Poi Scandiano ha battuto Costa Volpino, 100 facile, anche molto, su Piacenza, e Faenza su Lugo. Ci ritorneremo anche perché dopo c'è da analizzare l'avversario, ma insomma adesso sarebbe ben strano vedersi Cardellini che ti inguaia in classifica, giusto? Vabbè, ci può star tutto, anzi, viene da una prestazione per loro non derby, perché tanto Cremona Lecco praticamente sono a un tiro di schioppo, era un derby, l'hanno vinto supplementare, è stato il protagonista, è stato anche l'MVP. È un giocatore che ti può mettere in difficoltà, era un giocatore che poteva dare una mano a Rimini quando è stato un attimino valutato, si è deciso di andare con Carlo, si è deciso di andare con questa squadra fino in fondo. Io lo dissi tempo fa, sono stato d'accordo sul fatto che questi ragazzi che avevano avuto una svolta nella stagione meritavano di andare fino in fondo. C'è stato un po' di infortuni, un po' di cose, però dico, io dal loro punto di vista non li biasimo per nulla, sono contento di quello che stanno facendo. Se avessero vinto poi di partite punto a punto più sarebbe stato ancora meglio, però secondo me hanno fatto un'ottima stagione, come ha detto prima lui, dal punto di vista della base potrebbe essere una buona partenza per il prossimo anno, secondo me. Andrea, ti chiedo di guardare adesso nel lungo periodo, dopo ti chiedo di Olginate, ovviamente, perché come dite spesso si guarda partita dopo partita, ma insomma c'è Olginate fuori, 100 in casa,
Piacenza fuori, poi Bernareggio l'ultima, i punti con i quali ti senti sicuro comunque di salvarti, adesso che un po' l'obiettivo playoff è andato un po' più lontano? Sicuro al 100% purtroppo ancora non si può dire. Posso essere molto fiducioso nel dire che la prossima gara contro il Ginate dobbiamo per forza portarcela a casa, quindi saranno due punti molto importanti per la classifica, per salvarci, e anche contando di avere l'ultima partita in casa contro Bernareggio sarà secondo me l'ago della bilancia, se dentro o fuori. Ovviamente ci saranno di mezzo anche Cento e Piacenza, che sono diciamo le capoliste del girone, ma noi comunque nonostante tutto ci proveremo anche con quelle, non è che ci tireremo indietro, comunque ci proveremo lo stesso. Anche perché nel girone d'andata, se la curva di rendimento è la stessa, avete svoltato proprio in un periodo per niente facile, no? Insomma, con questo trittico di partite per niente facile. Andiamo a vedere cosa è successo nelle altre categorie. In C-Gold i Titans hanno perso di 26 a Fiorenzuola, partita equilibrata per tre quarti, poi contro la capolista nulla da fare, la prossima è in casa con San Lazzaro per San Marino, e ci sono le ultime tre partite che potranno dire se i Titans, la pallacanestro titano, arriverà ai playoff, cioè tra le prime otto, o si giocherà ai playout, quindi dal nona posizione in poi. Sant'Arcangelo in C-Silver ha perso di 1 a Cavriago con 27 di Cunico, e la prossima con Rebasket, importante anche in questo caso, qui per consolidare i playoff. Anche in D si parla di playoff, in un caso il Bellaria c'è dentro, ma sta guardando anche dopo la vittoria con i Baskers 59-77 con 28 di Scarone, sta guardando anche addirittura al primo posto, vediamo come finirà nelle ultime giornate. Voi Max avete vinto bene con Steffi 88-71, 33 di Amadori, 23 per la tua partita, e state guardando anche di recuperare posizioni, di recuperare punti, avete una partita importante alla prossima, insomma è un momento in cui state cercando di dare un grande sprint al vostro campionato. Sì, ci proviamo, noi abbiamo fatto una grandissima partita con Bellaria due giornate fa e purtroppo ci è andata male. Posso fare una parentesi, certo. Perché quella partita l'abbiamo vista, abbiamo parlato qua tante volte di quel Komazek, no? Di quel lungo anche dell'Under 20 del basket Rimini che gioca Bellaria, e questo signore qui a Komazek l'ha massacrato per tutta la partita, comunque chiusa la parentesi. Grazie mille. E sì, abbiamo fatto partitone con Bellaria, loro non hanno punti deboli a vederli così, e poi abbiamo buttato via purtroppo una partita con i Giardini Margherita domenica scorsa, e è arrivata questa vittoria con lo Steffi Basket, che ci serve sia psicologicamente che appunto questi due punti che ci portano di nuovo in corsa per provare a entrare nei playoff. Davanti appunto c'è Giardini Margherita e Budrio, che dobbiamo battere. Budrio soprattutto perché è una squadra che incontreremo tra poco, quindi... Il livello delle parti alte del vostro girone, sto parlando poi non esattamente magari delle ultime, ma insomma di voi che lottate per i playoff e anche di più di chi è in testa, di chi dà la caccia al primo posto, è abbastanza alto quest'anno, perché si è visto anche del buon talento in giro, voi, Bellaria, ma la stessa Argenta e naturalmente l'Artusiano. Io ti dico la verità, tra C-Silver l'anno scorso, due anni fa e la serie di quest'anno, io non ho mai visto un campionato così equilibrato, diciamo, nelle minors. E adesso, in questo punto della stagione, appunto le prime tre, Argenta, Bellaria e Artusiana Forlimpopoli, stanno giocando queste ultime partite un campionato a parte. Si giocano appunto la promozione diretta e poi la miglior classificazione per i playoff. Ma guardando anche un po' più in giù, sì, ci sono giocatori che secondo me non ci devono proprio stare in Serie D, come appunto Franceschini dello Steffi Basket, che abbiamo incontrato venerdì scorso, è un giocatore dalle mani dorate, che è partito con quattro bombe il primo quarto e che se non stai con una mano, cioè davanti agli occhi, ti punisce
sempre. Voi avete la partita a Sant'Agata, poi avete proprio Zenta, a Granarolo con Budrio e a Ozzano. Sì. Quanti punti, anche voi chiedo, insomma, le tabelline ci piacciono moltissimo, quanti punti vi servono per entrare nei playoff e poi lì parte la rumba? Allora, ci mancano appunto 5 partite e 4 su 5 con appunto noi Budrio abbiamo perso di 4, dovremmo vincere di 5. Non è difficile, diciamo così, e siamo arrivati a questo punto, noi appunto diamo il 100%, e 4 partite su 5 con lo scontro diretto a favore con Budrio ci dà la matematica, cioè, siamo nei playoff. Se riusciamo a fare 5 su 5 con Argenta che non sta attraversando un buon periodo, ci siamo. Insomma, vi guarderanno anche da Bellaria con favore in questo senso. Penso dalla proprio cucina, di sì. Insomma, vi perdoneranno anche la sconfitta. È stata una grande partita da parte vostra, quel derby di qualche settimana fa, pochi giorni fa. Insomma, sì, anche perché avevamo qualche defezione, quindi Brattoli infortunato e abbiamo avuto parecchi problemi, pochi allenamenti, chi per un problema lavorativo, chi per altro, facciamo fatica ad allenarci insieme sempre, e quindi è stata una gran prova di cuore e tutto quello che c'è intorno, oltre alla tecnica, diciamo. In Serie D abbiamo detto, invece, per quanto riguarda gli amici dell'AMI Riviera Basket, niente da fare a Padova, 50-32, la prossima la giocano alla Karim con l'Albatros Trento. Per quanto riguarda invece la C femminile, sconfitta a Budrio per le ragazze delle Angels, e invece vittoria, bella vittoria in casa del Bologna Basket School per l'Eppi con 10 punti di Gloria Re e di Anna Palmisani. Altre due buone notizie per il basket femminile, perché una è che Ilaria Regali si è qualificata alle finali nazionali con la sua Ancona e Marta Palmisano l'anno scorso a Leppi ha segnato il primo punto in A2, e questo volevo dire anche perché è una ragazza di 16 anni che promette davvero bene come tante altre qui della zona del territorio. Torniamo a parlare di Krebs, prima di tutto per una notizia, si sta organizzando, tentativo di organizzare il pullman per la trasferta di Olginate, potete vedere tutti i riferimenti, anche numero di telefono, costo comprensivo di biglietto e trasferta sulla pagina del Basket Rimini, su tutti gli organi di informazione, sulla pagina Facebook del Basket Rimini o sul sito, e naturalmente avrete tutti i riferimenti del caso qualora volesse seguire i Krebs in trasferta la prossima partita ad Olginate. Io volevo chiedere anche a Maurizio, però, in qualità di presidente degli amici del Basket Rimini, insomma, la vostra recente attività e anche il vostro aiuto sempre alla pallacanestro del territorio, avete distribuito anche aiuti anche di recente alle società del territorio, come sta andando avanti l'associazione Amici del Basket e come naturalmente avete intenzione di proseguire sempre con la pallacanestro come punto principale del vostro obiettivo? Beh, noi dobbiamo aiutare la pallacanestro soprattutto giovanile nella provincia di Rimini, questo è nel nostro statuto, e per farlo raccogliamo dei fondi tra i soci, e infatti invito chi volesse versare la quota, credo che sta passando, ecco, in questo momento al Liban, e il nostro obiettivo è promuovere il gioco del basket nella provincia di Rimini, e l'abbiamo fatto tutti gli anni dalla fondazione, i fondatori sono un gruppo di appassionati di basket, naturalmente alcuni ex giocatori, alcuni appassionati come me, e abbiamo aiutato le giovanili in passato, ultimamente ci siamo concentrati sul basket, assolutamente non vorrei chiamarlo minore, però meno coperto da altre, meno famoso, diciamo. Poi, così. Il termine minors ha anche riacquisito una certa, ecco, dignità di recente. I minors, le giovanili minors, che sono poi femminile, gli special clubs, e quest'anno anche il basket in carrozzina, che non, personalmente non conoscevo, sono già andato a vedere due volte, e sono dei ragazzi ottimi e siamo orgogliosi di aver contribuito per quello che possiamo fare a queste tre realtà quest'anno, lo faremo anche i prossimi anni naturalmente. Certamente. Andrea, la trasferta nel dettaglio questa volta di Olginate, al di là della necessità comunque di far punti, perché dopo è vero che avete giocato bene all'andata, ma ci sono pur sempre 100 Piacenza, insomma. La trasferta di Olginate, la squadra la conoscete dall'andata,
che tipo di partita deve essere da parte vostra? Di sicuro non sarà facile, con l'appoggio magari dei nostri tifosi che stanno organizzando questa trasferta ci darà magari quella spinta in più che sentiamo ogni volta in casa al Flaminio. Sarà una partita molto, molto difficile, molto diciamo presa nel dettaglio, ovvero andremo a lavorare molto sul dettaglio perché sarà una partita che valgono magari quel posto in salvezza che a noi è molto cara, quindi ogni decisione che verrà presa sarà presa con le pinze, sarà presa con la testa, e quindi magari non dovremo spingere troppo ma cercare di ragionare di più, anche se non è il nostro gioco, tutto qua. C'è stato un periodo anche nel girone d'andata in cui era evidente il tipo di rendimento, non so se anche di approccio, tra casa e trasferta. Adesso non sembra essere così, sembra insomma che abbiate delle difficoltà comunque comuni. In questo senso il contrario vi può aiutare di giocare fuori, magari senza, non dico senza pressione perché avete la pressione della classifica certamente, però senza particolare così grilli per la testa, particolari problemi di approccio? Di sicuro può darci una mano a livello psicologico, quello sì, e vedremo domenica, non posso dirlo adesso, però secondo me può darci una mano per sbloccarci, per uscire un po' da questa situazione che si è creata attorno a noi e magari tra di noi. Ecco. Alessandro, la questione Alginate è la partita, io credo, cardine, non so come la pensi tu, perché dopo, come abbiamo detto, Cento, Piacenza e Bernareggio. E arrivare all'ultima con Bernareggio con la necessità di vincere per evitare i play-out sarebbe, è chiaro, destino nelle proprie mani, però insomma è complicato da affrontare. Durissimo, anche perché arriveresti da una striscia clamorosa di sconfitte, quindi secondo me la chiave è tutta qui in questa la chiave della stagione adesso diventa questa partita qua. È fondamentale, non sarà semplice perché tanto non è che loro giocano per perdere, però voglio dire non sarà semplice, però devono fare l'ultimo passo, dai. È un gruppo che ha dato soddisfazione dal punto di vista dell'etica lavorativa, dell'impegno, dei risultati, anche se ripeto un paio di vittorie le abbiamo regalate, e penso che è l'occasione per battere i pugni sul tavolo questa qui di domenica, sperando che ci sia anche un pullman di tifosi, visto che per la prima volta, se non sbaglio, c'è l'organizzazione societaria, no? Dico bene? Sì, c'è mi pare di aver capito che c'è un contributo anche societario, adesso vediamo naturalmente le adesioni, ma c'è tutto, ribadisco, sia sulla pagina Facebook che naturalmente i riferimenti sulla pagina dei Krebs. Ecco. Maurizio, questo può essere un fattore d'aiuto alla squadra? Sicuramente, sono 15 euro pullman più biglietto, quindi la cifra è sicuramente popolare. È chiaro, queste sono quelle cose che avvicinano i tifosi alla squadra. Sì, sì. Ottima idea, speriamo che si riesca a rimediare abbastanza persone da fare il pullman. Ai tempi d'oro ne avevamo fatti anche due, mi ricordo, però erano altri tempi. Ricordavano anche, andando ancora più indietro, insomma, c'era Riccardo Cervellini alla cena per i 70 della società, e si ricordavano i famosi tempi in cui, caro Alessandro, insomma, si andava a fare la fila in prevendita. E sappiamo anche onestamente io ero su un pullman che andava a Vigevano, che avevo 17 anni, i miei ancora lo devono quel sapere, famoso. Vigevano è una delle più storiche trasferte credo nella storia dello, se non i miei ancora lo devono sapere perché sono andato di nascosto. Non lo diciamo, se no. Non lo devi sapere neanche tu, Federico. Bene, così intanto noi ci rivediamo lunedì prossimo, naturalmente non prima di aver ringraziato i nostri ospiti. Grazie Alessandro Ceccoli. Grazie a voi. Buonasera. Grazie Maurizio Morolli. Grazie. Grazie Max De Martino, naturalmente in bocca al lupo per le prossime. Crepi, grazie a voi. Grazie naturalmente Andrea Sipala, anche da parte nostra, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie Crepi Lupo. Grazie Federica. Grazie Loriano, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Il programma è stato offerto da Francioni Group. Consorzio Logica.